Oggi parleremo di food e ambiente. La rubrica sportiva ci porterà tra i ciclisti del Giro d'Italia e poi andremo a Polignano per seguire un concorso di bellezza davvero speciale. E poi parleremo di sport e di cinema. Sigla! Restate con noi! A 2 anni di distanza dall'emergenza xylella in Puglia, arriva il primo olio ricavato da una varietà brevettata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di ulivi che resistono al batterio. La prima raccolta è iniziata in provincia di Lecce. E noi continuiamo a parlare di olio e di food in generale con 2 progetti presentati a Foggia durante la fiera dell'Ottobre Dauno. Olivante è la prima piattaforma digitale in Italia, verticale sull'olio extravergine d'oliva, e noi siamo stati in grado di mettere insieme una comunità di piccoli produttori di olio locali e connettere direttamente col mondo della ristorazione, un mercato che loro probabilmente non sarebbero riusciti ad ottenere, poiché comunque legati alla tradizione, al locale, al piccolo. Grazie ai mezzi invece tecnologici e digitali che sfruttiamo con Olivante, siamo riusciti a portare a piccole realtà locali ristoranti del nord Italia ma anche esteri. La risposta è stata ottima sia da un punto di vista della ristorazione ma soprattutto dal lato dei produttori, in quanto vedono realmente un forte vantaggio competitivo per il proprio mercato e potenzialità di crescita notevoli, e per i ristoratori è un potentissimo strumento di marketing, in quanto vendono un interesse per i Made in Italy diverso rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, e si contribuisce realmente a creare quella cultura dell'olio che in Italia ancora è in ritardo rispetto ad altri settori. Libsy è la prima vetrina IoT che permette la vendita di prodotti direttamente all'interno delle camere dell'albergo. È un device Internet of Things, all'interno ci sono dei prodotti e comodamente il guest che sta all'interno delle camere può acquistare qualsiasi tipologia di prodotto all'interno della teca. Volevamo vendere prodotti erotici all'interno delle camere alberghiere, perché il mercato lo richiedeva. Dopodiché abbiamo scoperto che inserendo all'interno della teca prodotti food, cosmetica e quant'altro, comunque si vendevano. E quindi siamo partiti da quel mercato. Nuovi alberi in città. Dal governo infatti sono in arrivo 30 milioni di euro che finanzieranno per 2 anni i progetti di creazione di nuove aree verdi nelle città. E per rimanere in tema di verde pubblico, guardate che cosa è successo a Molfetta. È stato inaugurato il parco in via Luigi Massari a Molfetta. Un'area interamente dedicata ai bambini e videosorvegliata per garantire maggiore sicurezza. Un'ulteriore scommessa dell'amministrazione comunale di Molfetta per la riqualificazione delle zone periferiche. L'intento è quello di favorire il processo di socializzazione e valorizzazione dei quartieri, realizzando parchi e giardini in città e in periferia. Stiamo riqualificando le periferie in ogni parte della città. In questa parte che era completamente abbandonata, questo parco si aggiunge al dog park che è stato già inaugurato 10 giorni fa, la sistemazione delle strade e chiaramente anche la sistemazione degli assi di uscita. I parchi, Molfetta, soprattutto in questi quartieri che sono ricchi di giovani coppie e anche ricchi di popolazione infantile, ci chiedeva interventi di questo genere. Noi riteniamo che investire del denaro in questo, in queste situazioni, oltre che in qualche modo dare risposta alle urbanizzazioni secondarie che i quartieri e che quindi i cittadini hanno pagato nel momento in cui hanno ritirato i loro permessi a costruire, in realtà arricchiscono la città di bellezza. Quindi grazie ai cittadini che ci hanno dato fiducia, grazie a tutti voi, ringrazio questa bellissima giornata e queste persone che hanno aderito al nostro invito, e un buon divertimento a tutti i bambini. Una festa dedicata ai più piccoli con l'animazione Bolle di Sapone, che inevitabilmente ha coinvolto anche i genitori. Torna al cinema Caro diario di Nanni Moretti in versione restaurata.
Questa settimana verrà proiettato nei cinema delle diverse città e lo stesso Moretti presenzierà le proiezioni romane dal 16 al 18 di ottobre. Ma ora ascoltiamo quale film ci consiglia di andare a vedere la nostra rubrica Dimensione Cinema. La prima donna è il docufilm del regista Toni Saccucci, evento di preapertura della Festa del Cinema di Roma, interpretato da una formidabile Licia Maglietta che parla della vicenda dimenticata e ritrovata di Emma Carelli. Diva del teatro dell'opera, acclamata da tutto il mondo, è anche una delle prime donne manager italiane, direttrice del Teatro Costanzi, oggi Teatro dell'Opera, dal 1912 al 1926. Innovatrice, carattere ribelle ed emancipato, troppo per una donna in quegli anni di regime fascista, che le toglie il teatro, il suo uomo e l'amore. La Maglietta è molto convincente nell'interpretare una donna indipendente e forte in un periodo in cui dominava il patriarcato e la figura femminile, soprattutto nel lavoro, non era assolutamente valorizzata. Basti pensare che il voto alle donne era ancora negato ed era un controsenso parlare dei loro diritti. Amava particolarmente il personaggio di Tosca, le cui parole che ripete nel film «Il respiro di Tosca è il mio respiro, il suo grido è il mio», condizionano anche la struttura narrativa del film. E come Tosca, Emma Carelli resta un'eroina, una protagonista di quella scena innamorata della sua arte e tradita da una mal riposta fiducia che la conduce dentro un baratro oscuro e mortale. Si chiama Tra le righe ed è il gruppo di libroterapia per over 55 che si terrà fino a dicembre nel comune di Valgatara in provincia di Verona. Noi invece vi consigliamo di leggere questo libro. Ciao a tutti, il libro sul comodino di oggi è Un giorno di questi di Marco Ciriello. Marco è un amico, è un autore napoletano bravissimo, uno di quelli che ha la passione e il talento per la scrittura, che ho avuto la fortuna di conoscere qualche tempo fa grazie ad un bel libro su Maradona, che si chiama Maradona è amico mio. In questo caso il libro è precedente, antecedente alla fatica su Maradona, ed è un tributo da giornalista alla figura di Giancarlo Siani, assassinato dalla Camorra, e in un libro scritto in maniera pulita, bellissima, Giancarlo viene ricordato attraverso una finta inchiesta, oddio, poi non si sa quanto finta, di alcuni reporter che decidono di attraversare la Napoli degli anni Ottanta, raccontare la Napoli degli anni Ottanta per mettere in discussione la verità emersa dai tribunali. E detta così sembra un libro giudiziario, sembra un libro molto di difficile interpretazione, molto pesante. In realtà la capacità di Marco è proprio quella di rendere vivida e incredibilmente dettagliata la descrizione della vitalità di Napoli di quegli anni, e ti lascia immaginare, anche se in realtà nessuno di noi ha vissuto quell'epoca in quel contesto, lascia immaginare come doveva essere Napoli tra figure di cartomanti, parcheggiatori, e una piccola criminalità e popolo. È un libro che consiglio a tutti gli amanti del giornalismo d'inchiesta, del giornalismo così come dovrebbe essere, e a tutti coloro che invece amano gli scrittori bravi. Le nostre telecamere continuano a seguire il tour di Bellissima e Bellissimo d'Italia. Oggi vi portiamo a Polignano a Mare per una tappa davvero speciale. Un
concorso di bellezza che accende i riflettori anche a giovani promesse del cinema, della moda, dello spettacolo. Così il bellissimo e la bellissima d'Italia, il concorso nazionale organizzato in Puglia da Antonio Cirillo, inaugura la prima tappa a Polignano de Il bellissimo e la bellissima Baby, incoronando Francesca Marciano di Monopoli di soli 10 anni, finalista nazionale per l'edizione 2021. Perché il bellissimo e la bellissima d'Italia nasceva solamente per i grandi. Ho voluto insistentemente pure loro, pure i piccoli, perché penso che si devono prendere pure loro di questo spazio, anche perché il cinema e la TV parte proprio da loro, dai piccoli. Un concorso nato 13 anni fa e cresciuto nel tempo grazie a Pasquale e Bianca D'Ambrosio. È un'azienda che da circa, stiamo parlando del 2006-2007, che inizia a fare moda e poi è arrivato a questo livello di concorso. Una serata dedicata alla moda e alla bellezza, dove non sono mancati momenti divertenti in compagnia di comici pugliesi. Si è sposata, si è fidanzata, oh, vedi, questa è la bella notizia, queste sono belle cose, amici a casa, amici. Di fronte a me c'è una donna stupenda, mo ve la faccio vedere, è bellissima, bionda, non è sposata, non è fidanzata. E adesso stasera io ci provo, vediamo, ci sarà la Madonna, vediamo un poco. Sono tante le aspettative dei mister e delle miss, molti già veterani della passerella. Vuoi fare la modella da grande? Sì, mi piacerebbe molto fare la modella, comunque sfilare. A me piace sfilare, sfilo da quando avevo 3 anni. Da grande vorrei diventare una miss. Ma saremo io, Antonio Cirillo, il giorno 12 al Ritaca Hotel di Barletta per il casting. Per il casting del film Un cuore per la vita. È il momento dello sport e parliamo del Giro d'Italia. Quella di quest'anno è la 111esima edizione. Sapevate che dal 1946 al 1951 venne introdotta anche la maglia nera destinata all'ultimo in classifica? Curiosità a parte, guardiamo insieme la tappa di Giovinazzo di questa edizione 2020 e scopriamo il Giro è partito da Manfredonia. È partito da Giovinazzo il Giro d'Italia. Un villaggio rosa allestito in piazza Vittorio Emanuele II ha accolto la partenza dell'ottava tappa di questa edizione speciale 2020. La gara a tappe più amata dagli italiani quest'anno, segnata dall'emergenza sanitaria in corso. Questo è come il Giro del 46, il Giro della ripartenza. Nonostante la guerra si decise di ripartire proprio dal Giro, e anche stavolta è una guerra diversa che comunque vinceremo, perché stiamo mettendo in campo le armi migliori, e il Giro d'Italia è una delle armi migliori per poter far ripartire questa meravigliosa nazione. L'attesa è iniziata nelle primissime ore dell'alba con l'animazione. Un viaggio lungo 200 km con arrivo a Vieste, che unisce due perle della costa adriatica pugliese. Un evento di spicco per promuovere tutto il territorio. Non solo Giovinazzo, ma tutta la Puglia. Credo che questo clima fantastico di oggi sia il brand migliore che noi possiamo spendere nel mondo. Non c'è posto più bello per venire a pedalare in Puglia, che sia Giovinazzo, che sia una qualunque altra città del nostro territorio. Poi il Giro è la nostra storia, è la nostra tradizione ed è proprio un fatto di cultura. Non è solo un fenomeno sportivo, ma un fenomeno culturale. Questo evento è nato con questo intento principale, che è quello di promuovere l'utilizzo della bicicletta pedalata assistita come mezzo alternativo alle auto e alle moto, anche per gli spostamenti in città. Qui ci sono dei ciclisti ex campioni che corrono, ma ci sono anche persone che non sono mai andate in bici che partecipano a questo evento, proprio per far capire che la bicicletta pedalata assistita è alla portata di tutti, diciamo. Quindi anche persone che ormai pensano di non poter più andare in bicicletta possono riscoprire il gusto di andare in bici,
risparmiano sul carburante, guadagnano in salute, la città ne guadagna in traffico ed in inquinamento. Per cui questo è il messaggio principale che vogliamo dare. Siamo qua perché dobbiamo raccontare di questo evento stupendo. Mazza, quindi la gente ha voglia di vedere come funziona questo Giro E. E per noi è bellissimo perché corriamo sulle strade dove corrono i veri campioni. Con Fly, con CD, col Centro Diagnostico Italiano cerchiamo di dare la possibilità e di far passare questo messaggio. Cioè cerchiamo di dimostrare e di fare vedere che il ciclismo e lo sport è propedeutico per l'aiuto e tante volte anche per la cura di tante patologie. Magari anche a livello quelle che diciamo si hanno a livello minimo, quindi un pochettino di diabete, un pochettino di pressione alta, un pochettino di gastrite, cioè quindi quelle che sono anche patologie non veramente importanti, sicuramente con lo sport si possono aiutare, contrastare e battere, tra virgolette, e migliora sicuramente la qualità della vita. Noi lasciamo questo messaggio con il diabete, perché nasciamo diciamo con il concept, con il concetto di con il diabete si può fare, take step by a diabetes, che sicuramente anche quello di tipo 1 o di tipo 2 viene insomma aiutato tantissimo dall'attività sportiva, si abbassano i livelli di glicemia, di glicata, e questo è quello che cerchiamo di fare e di dimostrare. Mare, profumo di mare. Sotto a questo sole tu mi fai squagliare. Robè, per favore, non ce la faccio più, fa caldissimo. Ma Armando, scusami, ma cioè io mi sto godendo questo silenzio, questa tranquillità, i raggi del sole sulla pelle. Non ti piace per te? Cioè, è bellissimo, mi sto proprio rilassando. E da questa splendida cornice a Manfredonia è tutto. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del tuo TG. Potete segnalarci storie a redazione@lattuatv.tv. Ciao! A lunedì prossimo! Ah.